il regista Antonello Ronda. Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti al premio Charlot. Grandi emozioni, grandi talenti, bravissimi ragazzi, bella gente, divertiamo. Allora Antonello, sul web, complimentissimi per l'apertura di ieri sera. Bianco e nero, qualcuno ha scritto: Antonello, ma l'hai fatto perché Higuain è passato alla Juve o perché? Qual è il motivo principale? No, il motivo è semplice, niente di tutto questo, insomma, si va semplicemente a cercare di raccontare quello che sta succedendo oggi nella società, ma che succedeva tanti anni fa, corsi e ricorsi storici, mi stanno in ansia per pensare su. I loghi, brand. Sicuramente. Quindi noi raccontiamo, abbiamo cercato di raccontare attraverso le parole di questo grandissimo artista, Charlie Chaplin, quello che era il suo modo di vedere la politica, la società, cioè che fa quello di adesso, una società civile, una società che racconti in qualche modo, faccia perno sulla libertà, su degli ideali che speriamo ritornino presto. Questo è fatto. Senti Antonello, secondo te questa sera chi vincerà tra i giovani? Ci sono dei ragazzi davvero molto bravi, devo dire la verità, tutti e cinque sono davvero molto molto bravi, secondo me vincono tutti e cinque. Grande, facciamo un assegno mentre stiamo aprendo il Charlot. Allora Antonello, invitiamo le persone ovviamente a essere presenti questa sera al premio, perché sta grandissima finale, e non solo, perché poi dopo ci sarà anche Zelig Lab on the road. Bisogna venire, perché il premio Charlot è la cucina, il premio Charlot è la comicità e non solo. Fa caldo, che facciamo a casa? Scegliamo cultura, bella gente, bella musica, ballerini bravissimi, bellissimi, attori, comici, momenti di riflessione, il direttore, il padrone che sorveglia da lontano tutto. Che bisogna fare? Bisogna venire al premio Charlot, perché è la storia di questa città. Io sono ingresso gratuito.